canzoni bellissime, come vedete. Adesso un esempio di come si deve rapportarsi con la natura, senza la paura degli animali, degli insetti, dei ragni. Invece il ragnetto non solo è anche carino da vedere, ma porta anche delle notizie, in quel senso. Cioè mai uccidere gli animali, perché se sono lì hanno un senso, vorranno dirci qualcosa, ascoltiamo cosa ci vuole dire. Adesso vi canterò il ragnetto. Dobbiamo parlare di un argomento molto serio. I bambini a volte non si comportano proprio benissimo. Ecco, la cornice giusta per tutte le mamme, per tutti i bambini, per tutti i fiori qua presenti. Anche un omaggio floreale da un altro nostro sponsor, Fioraio Bollettini. In via Giambellino, un grandissimo fioraio, 8 vetrine, veramente vi consiglio vivamente. Guardate che meraviglia che ci ha portato qua.
E adesso parliamo di un argomento difficile da affrontare, quanti, anche la canzone è molto complessa da cantare, veramente, veramente. Margherita ha fatto un bellissimo lavoro e siamo orgogliosi di lei. I bambini viziati, adesso capirete perché viene fuori questo lato. Venere sembra assolutamente la nostra conduttrice, quindi in realtà è in quel periodo, per quello hanno mandato i cavalieri per proteggerla, dica per...
E adesso è un casino, non lo so come fare, sai? Vedremo cosa succede, non so perché. Oddio, fai anche fatica a muoverti, perché i cavalieri ti guardano, sono pericolosissimi i cavalieri. Cioè, non sai cosa. Che sembrano buoni, ma non so se sono buoni. Attento come favellare. Infatti, vedi. E poi fortunatamente io vengo qui, parlo con la lingua locale, loro sono rimasti ancora là e parlo con la lingua medievale. Comunque, non sempre le canzoni, come le poesie, sono allegre. Noi abbiamo sentito una canzone molto allegra. La prossima non lo è molto, ma non lo è molto perché parla di un abbandono che in realtà non c'è. Vedi, vedi lui, guarda, hai visto? Vedi qua dare una mano, adesso, vedi? Questa è colpa dei cavalieri, quella. Bello della diretta, ma che casino. È la maledizione dei cavalieri. Ah, però voi siete proprio... dallo spirito italico, sì, scaricarlo sì. Barile sempre. Sì, 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 abbastanza, abbastanza. E questa è l'invidia, perché insomma ho fatto complimento alla principessa e allora adesso abbiamo perso tutti i fogli, cambieremo tutto l'ordine, ragazzo. Cavaliere, lo mettiamo alla gogna. Per una roba del genere nel Medioevo ti avrebbero messo alla gogna. Sapete che nel Medioevo si usava a fare delle fratture, così anche abbastanza divertenti, più lui se una roba del genere lo metteva, no? Con le braccia dentro un coso, un pezzo di legno con la testa, con le braccia così, doveva girare per mesi per tutta la città perché aveva fatto un errore. Quindi io per questo errore, fortunatamente finiamo nel 2016, altrimenti sarei finito così per colpa loro e l'avrebbero fatto. Come se ero rimasto indietro. Però. Sì, no, sì, sì. Pare che l'anno sia passato. No, siamo nel 2000, dove siamo? Sì, già sei. Guarda, un anno in più sia... No, mi hanno detto 2016 quando sono venuto qua. A guardare la situazione direi ancora più indietro. Ma... Sì, può essere, può essere. Hanno sbagliato l'anno. Quindi dicevo, le canzoni più sono allegre, questa canzone è un po' più triste, in realtà è la più bella di tutte, perché è profondissima, perché non c'è nulla di meglio di un amico fedele, il quale, anche se pensa di essere abbandonato, pensate che è cosa triste, tu pensi di essere abbandonato, ma non tradisci il tuo amico. Non tradisci il tuo amico. Anche se pensi che ti abbandonano. E alla fine, un amico fedele. Tutto il dia.
firmata. Avete capito, si trattava di un cagnolino che resta da solo quando il padrone va a lavorare, aspetta a casa, paziente. E adesso vi racconterò di un'amicizia che sembra strana, ma nel mondo dei bambini, nel mondo del favolo, tutto è possibile. Con questa bellissima canzone presento anche la bambina della favola, che si chiama? Beatrice Ciccarelli, e la canzone? Il micettino, questa nuova favola che racconta dell'amicizia, veramente bella. Vi faccio ancora un ricordo come ho fatto questo libro. C'è il testo della poesia, c'è il testo con la strofa musicale, quindi si può anche studiare le note. Ci sono disegni completi, colorati, e ci sono anche disegni da poter finire e colorare, quindi veramente per tutte le età. Adesso la trovi di nuovo, so che sei bravissima, eccolo qua. E a te onore, il micettino. Grazie veramente molto, ancora un applauso, uno delle più giovani protagoniste, diciamo, del nostro libro, nostra serata. E adesso è arrivata l'ora di capire se la nebbia è svanita o non c'è più. La nebbia c'è, cari cavalieri? O io speravo di entrare in servizio più tardi, perché tirare domani è lunga. Adesso lo sapremo subito. Però... Cavaliere, la Madonna ha favellato, lo vero? Guardate, non vi è più nebbia dinanzi a noi. E barche se veggiano, quelle in fondo dovrebbero essere le mura. E se ben guardate in alto, quello è il vessillo che sta garrendo al vento. E allora, cavaliere... Dotati i due ballerini, sono sbirracce!
meravigli di sentire altre favole raccontate dai valorosi cavalieri. A questo chiedo scusa a Madonna Margherita, perché doveva essere un momento di riposo per lei, invece l'abbiamo. Brava, brava Margherita! Ancora Madonna Margherita! Brava Margherita! Guglielmo, io direi che se anche proprio la corona, non stiamo proprio lì appresso, ma andiamo a sederci e ascoltare. Anzi, avete detto giusto, qui vicino c'è Bresso. Andiamo presto. Andiamo presto. Grazie a tutti. Saluti a voi, messere e madonna. Fanno veramente un spettacolo completo. È incredibile. Grazie ancora. La prossima canzone che ci presenta Margherita, ce la canterà, parla di un giocattolo che ognuno ama più degli altri. In questo caso è una bellissima bambola portata da lontano, portata da Inghilterra, da Londra. A voi la Margherita e la bambola. Check.
voi non sapete cos'è, ma ho ricevuto un fax, perché non so neanche io cosa sia, però ho detto un fax, non potete capire. Fa vedere come mangiare. Sì, sì, Duca vi ha licenziato. Non so cos'è questo fax, ma che non siamo. Ah! E adesso con la saga dei cavalieri. Abbiamo giorni di vacanza! Molti, sì. Ma molti, molti! Sì. E adesso con la saga dei cavalieri, la saga della polpetta. Giusto. Vediamo come finisce questa là. Non puoi capire, non puoi capire. No, la polpetta l'ho capito. La saga della polpetta. Dopo la saga dei cavalieri, la saga. Ma non puoi capire, io non so neanche perché parlo con questi. Vacanze con mamma e papà. A voi dove piace andare? Al mare, in montagna? Al mare, il sole, tutto il giorno, con le onde a giocare. A voi? Montagna! Montagna? Te la faremo la canzoncina apposta? Questa è la vacanza al mare. Dove mi
spesso una famiglia che trova, mamma e figlia, che trova un vecchio cappello e si scambiano. Sta bene sia alla mamma che alla figlia. Quanti di voi bambine usavano il vestito della mamma e sta bene? È bellissimo usare il vestito della mamma, il vestito del papà. Pensate che i cavalieri del Medioevo mettono quelli del nonno anche, anche quello del bisnonno lo tengo. In eredità cosa lascio ai miei nipoti? Mi lascio l'abito. E vanno avanti per centinaia di anni. Lo so perché io li ho visti. No, ma non faceva il tempo ad arrivare alle fuori. Sì, li uccidevano prima. No, il testino non arrivava. E quindi sentiamo questa splendida canzone. Vecchio cappello, sei superato, eri già là, abbandonato. Torna di moda per mamma e figlia. Cantare ai bambini, ma potete anche voi bambini cantare alle mamme quando sono stanche, ma tutti quanti li potete cantare a chi amate. A voi Blues Notturno, una ninna nanna dolcissima. Adesso.
stato protagonista della serata con queste canzoni, vi ha salutato in realtà. Bravissimo, il disco che ha inciso praticamente tutto lei è un quasi disco di Margherita Sala, potete trovarlo in receptions qui all'ingresso, che è allegato al libro o anche c'è da solo. Faremo anche altri lavori con Margherita. E...